microfono. Devi dire pubblicità. Microfono. Bandiera gialla. Bandiera gialla. Bandiera gialla. Ciao, è tornato Bibop Alula. Ciao a tutti, bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per una puntata esilarante, veramente dedicata agli show televisivi, ai programmi musicali televisivi degli anni 80 in questo caso, assolutamente sì, perché ormai mi sono preso a cura di questo periodo televisivo in particolar modo. Oggi sono qui per parlarvi dei programmi televisivi che veramente sono straordinari, veramente, e sono tutti e due di un grandissimo Re De Ronny. Sto parlando di Bandiera Gialla e di Bibop Alula. Beh, ce li ricordiamo quelli, alla grandissima. Erano gli anni tra l'83, l'84, anche 84, 85, anche fino al 91, fra l'altro andiamo oltre con Bibop Alula. Quindi vi racconto questi due programmi televisivi oggi, va bene? Se vi piace l'argomento dedicato ai programmi televisivi musicali, andate a vedere una playlist che parla proprio di questo argomento, si chiama proprio così, la storia dei programmi televisivi musicali, gli show televisivi, andate a vedere, già sono tante le storie che vi ho raccontato e oggi aggiungiamo questa nuova perla con questi due programmi televisivi molto frizzanti, eh? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, vi auguro la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Guarda, ecco. Un regalo prezioso per te. Brucia, guarda, le cordine, guarda, perché delle guarda, cordine guarda. Con gli arnesi del lavoro. Queste sono le lettere. Mi chiamo Sonio, 15 anni. Dopo l'intervento di Raffa, del manager... Bandiera Gialla è stato un programma televisivo italiano di genere musicale che è andato in onda su Italia 1 per due edizioni. Una nell'83, una nell'84 e fu condotta da Re De Ronny. La prima edizione di questa trasmissione è andata in onda il lunedì, dalle 22.15, dall'11 luglio al 25 settembre dell'83. La seconda è stata trasmessa al medesimo orario, però dal 28 giugno al 13 settembre dell'84. Questo programma celebrava la musica degli anni 60, ma senza trascurare gli artisti contemporanei. In particolare nella seconda edizione ha suscitato particolare interesse l'incontro che appunto Re De Ronny ebbe con Boy George, il cantante di Culture Club. Oggi sono cattivo. Ah, cattivo? Sì. Ti sei messo l'occhiale scuro, no, l'occhiale anche per proteggerti? A proteggersi, sì. Da, vediamo. Dalle tue... L'idea di questo programma, che fra l'altro fu premiato con il Telegatto, era del manager Vivi Vallandi ed era collegata alla creazione della discoteca dal medesimo nome sulle alture romagnole nei pressi di Rimini. La trasmissione, progettata dallo stesso Ronny con il suo fido collaboratore che era Gianni Gitti, tecnico di riprese e produttore di videoclip, si rivelò veramente un grande evento televisivo di quelle stagioni. Tra gli ospiti si ricordano ancora oggi i Camaleonti, Lola Falana, Giancarlo Giannini, Rocky Roberts, Gianni Pettennati, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Vasco Rossi. Ma ci sono stati anche i Gatti di Vicolo Miracoli, Jessica, Luciano De Crescenzo, Renzo Arbore, Gianni Morandi, Bobby Solo, Roberto Carlos Braga, La Bertè, Ivan Cattaneo, per forza, ci deve essere per forza Cattaneo, con Bandiera Gialla, e poi anche Bombi. Questo era praticamente il grande Bandiera Gialla, questo programma televisivo che durava 45 minuti circa, andato in onda per due edizioni dal 1983 al 1984. Ma perché non me ne cantate una voi? Perché non me fate un bel regalo? Perché... Carrozzone, da sé. Sempre condotto da Re De Ronny, che è andato in onda su Italia 1 dall'84 al 91. Inizialmente era programmato con cadenza settimanale, il giovedì in seconda serata, poi il lunedì al medesimo orario e infine alle 2:30 del sabato. La prima puntata fu trasmessa il 15 marzo dell'84 alle 22:30 ed è poi terminata a 7 anni di distanza il 30 marzo del 91. Il titolo del programma successore di Bandiera Gialla fu scelto in onore della canzone omonima. La prima stagione terminò il 31 maggio dell'84 con una puntata nella quale figurava un'intervista a Patti Pravo, un servizio sui Kim and the Cadillacs e un'anteprima di un film che era Zona Proibita. Erika, oggi, anzi guarda, non comprarlo più il giornale Bibop Alula. Spegni il televisore perché adesso noi, sai, andiamo nel sud. Questo programma era a metà strada fra il talk show e il programma musicale. Venivano trattati argomenti
anche importanti, come Dio, come l'AIDS, passando per l'amore o anche la droga. In particolare il tema che il conduttore Red Roni trattava diventava l'oggetto delle domande poste ai personaggi intervistati ogni puntata. Moltissimi gli ospiti che parteciparono. Fra i più importanti ricordiamo Vasco Rossi, Ivan Cattaneo, Bennato, Bellui Sam, Raff, Pink Floyd, Mattia Bazar, ma ci furono anche Alejandro Baldi, Boy George, Orietta Berti, Samantha Fox, David Bowie, i curiosi Killing the Cat, Grey Jones, Didro Live, Gianni Morandi, Jim Kerr, Mick Hucknall, Mike Peters, ma ci furono anche Rico Ruggeri, lì la famosissima, grandissima Linda Di Franco, Vincenzo Uccioli, Patti Pravo, Pino Daniele, Giovanotti, Gino Paoli, Amanda Lear, i Crisma, mitici Crisma. La trasmissione comprendeva dei concorsi. Uno aveva per premio in palio la cinghia del basso di John Taylor. Red Ronnie mostrò la massa di posta giunta in redazione. La quasi totalità delle interviste a Londra fu realizzata da un corrispondente, anzi da una corrispondente, che era Stefania Bocchicchio, giornalista musicale della carta stampata, che appunto scriveva per Rockstar, per Tutti i Frutti, alla quale Red Ronnie dette la direttiva di tenersi fuori campo durante le riprese. In sede di montaggio poi la voce del conduttore veniva sovrapposta a quella originale, creando così in diversi telespettatori un potenziale fraintendimento sulla reale identità dell'intervistatore. Diverse puntate di questo programma erano strutturate come monografie sui più noti e acclamati cantanti degli anni Ottanta, come la puntata dell'11 dicembre dell'88 che fu interamente dedicata ai concerti milanesi dei Duran Duran al Palace Sharp di Milano. È buffo, perché io trovo le persone vestite in giacca e cravatta molto più pericolose. Ed anche oggi due show televisivi musicali, questi sono veramente molto musicali, assolutamente, programmi musicali a tutti gli effetti del grande Red Ronnie, che di musica se ne intende davvero tantissimo, veramente enormemente, un mentore, ecco, diciamo che è un mentore della storia della musica in generale. Sono due programmi, il secondo lo preferivo al primo, ad essere sincero. Vivappalula era sicuramente migliore di Bandiera Gialla, che era un po' più nostalgico, ecco. Il Bandiera Gialla era un più dedicato a cose, si rifaceva, ecco, anche con il nome, a musica più anni 60, mentre in questo caso era molto più attuale e interessava molto di più anche a noi dell'epoca, perché spesso gli ospiti erano proprio gli artisti che andavi a comprare, no? E quindi era questo. Complimenti, bellissimi i programmi televisivi anche questa settimana, molto estivi oltretutto, ci sta, ci sta. Se vi piace l'argomento, vi ricordo, nel mio canale c'è un'intera playlist dedicata alle show musicali televisivi, andate a vedere, ci sono tante storie dentro. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, io vi aspetto come sempre alla prossima volta, grazie per la visione e ciao, Dale.